Non c'è pace per la viabilità in Alta Irpinia se negli ultimi mesi alcuni interventi sono stati portati a termine sia sulle strade statali che provinciali. Ad oggi la situazione in molti casi è nuovamente difficile, semplicemente perché ciò che è stato messo in campo, nonostante la buona volontà, non era altro che qualche palliativo. Un esempio su tutti, la statale SS91, nei pressi dello svincolo che sull'altopiano del Formicoso la collega con la statale 303. Qui in vari punti, ma in uno in modo specifico, si è provveduto a fresare ed asfaltare il manto stradale. Lo si è fatto però in piena frana e tutto ciò ha portato a nuovi disagi e varie lesioni in corrispondenza proprio della frana. Il tutto senza aver messo in campo nessun intervento decisivo per il rischio idrogeologico. E dopo il danno la beffa, perché la lesione causata dalla frana in essere è stata coperta con altro catrame, ma il problema resta con tutti i rischi per gli automobilisti che in molti casi sono costretti ad invadere la corsia opposta di marcia, con il chiaro rischio di incidenti frontali. Bene allora i piccoli palliativi, ma l'Alta Irpinia in particolare, zona più interna della provincia di Avellino, ha bisogno di interventi strutturali più importanti per uscire da un isolamento che purtroppo la sta condannando in modo grave e per alcuni versi irreversibile.